Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare della lotta ai topolini di campagna. Non parlo delle pantegane, io parlo di topi di 5, 6, 7 cm di grandezza più la coda. Sono topi comuni in campagna, non c'è nulla da stupirsi, soprattutto se avete le galline, oche, anatre, sono attirate dal cibo di questi animali, dalle granaglie. La mia esperienza negli ultimi 4 anni ha riguardato soprattutto 5 metodi di lotta ai topi e devo dire adesso ho raggiunto un certo equilibrio. Ce ne sono, ma il mio quinto metodo, che sono i gatti, risolvono completamente il problema. Ciò non toglie che in questi anni ho provato vari sistemi, ne ho provati ben 5 con i gatti. Allora ve ne volevo parlare, magari vi può venire utile se abitate in campagna. Uno dei primi metodi che ho provato è stato il veleno per topi, sarebbero queste. Io mi servo molto da Flortis, poi ve ne parlerò ancora, è una buona marca. E queste sono le bustine, che vanno messe così come sono, attraggono il topo mangia, nel giro di qualche ora ha un'emorragia interna e muore. Il problema è che se il posto è chiuso e non riesce a uscire, ve lo ritrovate e muore dentro il capanno, dentro un garage, e quindi potrebbe fare odore. Inoltre, la mia paura, non lo so se è confermata, ma io non la uso più da quel momento in poi, da quando ho i gatti. Se il topo mangia il veleno e va a morire all'aperto, non vorrei mai che il gatto andasse a mangiare il topo con conseguenti danni anche per lui. Quindi ho abbandonato subito questo tipo di veleno. Sono passato poi alla colla per topi, sia questa che le tavolette sempre della Flortis. Adesso vi mostro qualche immagine perché le ho terminate. Le tavolette sono eccezionali e quanto di meglio voi possiate sperare di avere, è una lotta sicura, sono già innescate, il topo ci va e poi voi dovete buttare tavoletta e topo. Vedete la morte in diretta, quindi se avete un po' lo stomaco debole potrebbe non fare al caso vostro. Quindi ho abbandonato anche sia la colla che le tavolette. Sono passato poi agli ultrasuoni. Questo è un buon prodotto, ha gli ultrasuoni regolabili variabili perché non devono avere sempre la stessa intensità se non si abituano. Ha funzionato bene, le prime settimane ho risolto completamente il problema all'interno del mio garage. Il problema è che poi i topi ci si abituano e usano gli scatoloni, le buste, i sacchetti che voi avete come protezione per non essere investiti dagli ultrasuoni. Quindi funziona se avete un ambiente abbastanza libero. Io arrivavo da un trasloco con gli scatoloni, quindi potete immaginare che questo dopo un po' non ha più funzionato. Allora mi sono rivolto poche settimane fa a questo prodotto qua e con questo, devo dire la verità, ho svoltato. Questo veramente mi ha risolto il problema perché ho avuto un attacco di topi, sempre piccoli parliamo, nella cantina di vita locale caldaia, quindi dentro molto caldo. In più ci tenevo i sacchi di mangime degli animali, che adesso ho tolto. Li ho messi dentro dei recipienti chiusi, quindi non sono più accessibili dall'esterno. Ecco, questo è l'evoluzione, se volete, della trappola che conosciamo tutti, quella con la molla, si mette il pezzo di formaggio, lo vedete da tutte le parti. Questo invece è un metodo molto più pulito e riutilizzabile completamente. Quando lo comprate avrete un tappino sopra, quello è l'innesco. In pratica il topo viene attirato da questo innesco qui, entra con la testa, muove la base e questo scatta. È velocissimo. Allora, perché mi è piaciuta molto questa trappola? Innanzitutto perché il topo rimane per metà dentro e metà fuori, quindi voi non vedete, se avete lo stomaco debole, la testa del topolino morto. Vedete soltanto il corpo che esce fuori di qua. Quando vi accorgete che è scattato, potete semplicemente prendere e andarlo a svuotare lì in campagna dove volete per buttare via il corpo del povero topolino. Se vedete, qui hanno un foro lateralmente, con questo serve per legarli con un fil di ferro come ho fatto io, con uno spago, e ancorarli da qualche parte, perché sennò, se li prendete male, vi spostano la trappola e magari finiscono sotto un mobile, sotto degli scatoloni, e viene poi difficile andarlo a prendere. Invece così, anche se lui si muove, rimane ancorato. Ecco, questo costa veramente pochi soldi, pochi euro. Vi lascio, se volete, il link in descrizione, ma c'è l'articolo già che ne parla sul sito di unorsoincampagna.com.
3-4 euro, ne ho comprati un paio di questi, ho trovato addirittura su Amazon quelli con gli inneschi di ricambio, quindi sono comodissimi. Io negli ultimi giorni di utilizzo ho semplicemente usato le mangime per galline, l'ho messo qua sopra e ha funzionato esattamente come quando l'avevo comprato. Quindi se cercate un metodo veloce, inodore, indolore, veramente efficace, questo io lo consiglio. Ci sono anche quelle più grandi per i topi più grossi. Il principio in funzionamento è lo stesso, non cambia nulla. Quindi spero di avervi dato qualche buon consiglio. Se volete darne voi a me, potete scriverli qui nelle note o nell'articolo del sito. E vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima. Buona giornata. Ovviamente l'arma migliore sono proprio loro. Eccole lì. Se avete possibilità di tenerli, di curarli, vi risolvono ogni problema. Buona giornata.